comunque avete capito che Giorgio Maioli è un urbanista molto conoscitore della materia. Il nostro libro bianco contiene un po' di tutto, perché in realtà non c'è una regia, una concertazione. Ogni comitato di ogni quartiere ha espresso con le sue parole, il suo proprio stile, il proprio documento. Quindi è un collage delle varie testimonianze, come ho detto prima nella prefazione, di queste aree, di questi quartieri di Monza. Poi si può anche pensare magari che perché questo libro bianco ha questa, nella nostra idea è un libro in divenire, no? Per cui si possono aggiungere man mano che andiamo avanti dei contributi, però per esempio potremmo aggiungere anche un mini glossario urbanistico per no, orientare anche le persone sul significato, documento di piano, piano attuativo, piano integrato intervento, anche perché diventa a quel punto una formazione ancora maggiore, una chiave di interpretazione per le persone, per i cittadini. Adesso ci spostiamo in un'altra zona di Monza, tra San Donato e Sant'Albino, e Paola Sacconi. No, ho detto qualcosa. Sì. È questa? Sì. Buonasera. Pronto. Allora, Comitato Quartiere Sant'Albino. Nella primavera del 2014, noi, cittadini di Sant'Albino, come tutti i cittadini di Monza, siamo stati coinvolti nel percorso partecipativo promosso dall'amministrazione per il nuovo piano di governo del territorio. Questo, il documento di piano che doveva essere elaborato è stato presentato nella scorsa primavera. Ora siamo ad ottobre del 2015 e da allora non ne sappiamo più niente. Come ha già detto Maioli, a quanto pare l'amministrazione comunale ha imboccato un'altra strada, quella dei piani attuativi. Ora non sto a declinare il significato, ma io credo che tutti sappiano che cosa vuol dire, l'abbiamo visto in alcune immagini, vuol dire dei piani che vengono presentati e approvati o dal Consiglio Comunale, se sono in variante al piano di governo del territorio, o addirittura dalla Giunta, che in cambio di una serie di opere di urbanizzazione consentono la costruzione di volumetrie di una certa consistenza. Come diceva Giorgio, quasi tutti caratterizzati dalla presenza, diciamo al 90% di residenza. Ora, questi piani attuativi, mancando un piano di governo del territorio, sono privi di una visione generale dei bisogni e delle potenzialità della città. Noi pensiamo invece che l'iter del piano di governo del territorio debba essere ripreso con urgenza, anche perché per quanto riguarda la nostra parte di città, diciamo il quartiere Sant'Albino ricade nella zona est di Monza, se si riesce a vedere la macchia grigia tra la zona rosa numero 2 e la numero 3, la numero 2 sono per l'appunto le aree agricole di cui il quartiere è circondato. A noi interessa che il PGT riprenda il suo iter, perché per questa parte di città c'è una previsione molto importante e positiva, che è la creazione di un grande parco di interesse sovracomunale ad est di Monza, era stato fatto vedere anche da Maioli nelle sue slide, che comprende tutte le aree agricole di Sant'Albino che per l'appunto sono contrassegnate in questa planimetria con il numero 2. Questa immagine che ho proiettato è tratta da una pubblicazione fatta molto bene, presentata 2 anni fa in pompa magna, direi, dall'amministrazione comunale, che si chiama Perlustrazione dei contesti paesistico-territoriali monzesi e mostra tutte le aree di attenzione paesaggistica sulle quali per l'appunto si dovrebbe sviluppare interventi di riqualificazione paesaggistica, compreso l'inserimento nei PLIS. Non sto a indicarli tutti perché sarebbe troppo lungo, ma comunque diciamo
dal Grugno Torto alla Cascinazza, alle aree appunto a est di Monza. La numero 3, indicata nella carta, è l'area di attenzione paesaggistica denominata San Damiano in questa pubblicazione, che per chi non lo sapesse è un quartiere del comune di Brugherio che forma con Sant'Albino un'unica comunità e per la quale si davano precisi indirizzi di tutela. Area di attenzione paesaggistica numero 3, San Damiano, indirizzi di tutela, preferenze e interventi finalizzati alla conservazione dell'assetto agricolo e paesaggistico dell'area, riordino degli usi marginali presenti, definizione di una possibile quinta di elementi vegetali lungo il tracciato di viale delle industrie, ricomposizione delle smarginature edilizie lungo il contorno dell'ambito. Ora invece, questa è una pubblicazione promossa, diciamo, dal Comune di Monza. Ora, cosa abbiamo? Mentre vengono riconfermate per le altre aree in parte queste previsioni di tutela, noi abbiamo per l'area numero 3 la riconversione ad ambito compatibile con la trasformazione, uno di quelli citati prima nell'intervento di Maioli. Questo in particolare, quello nel cerchio più grande della mappa, viene denominato Parco del Riciclo. Su quest'area, molto consistente, abbiamo calcolato che siano circa 700.000 metri quadri, si demanda ogni decisione a un futuro piano particolareggiato da concordare con la provincia, in variante a un piano di governo del territorio che non c'è ancora. Non c'è nessun dato quantitativo, ma ipotizzando che le aree in color verde siano quelle a bosco, infatti si parla di Parco del Riciclo e del suo bosco, le restanti si avvicinano a una superficie di circa 400.000 metri quadri, che presumibilmente saranno invece destinati alle altre funzioni, e quindi funzioni edificatorie, e quindi contraddicendo pesantemente la promessa di non consumare suolo. Nel documento di piano si dice solo che il Parco del Riciclo sarà destinato a insediare attività produttive, lo leggete anche nel testo delle norme tecniche, questo è un estratto delle norme tecniche del documento di piano, e per la parte a sud di Viale delle Industrie impianti per il trattamento dei rifiuti. Allora, come si può vedere da questa immagine, ci sono vaste aree libere coltivate e soprattutto l'intera area è a ridosso del quartiere San Damiano, che qui si vede a nord delle aree perimetrate in rosso. Un quartiere che sta già conducendo una battaglia pesante contro l'impianto di trattamento dei rifiuti che Monza ha concesso, diciamo anche in tempi con conseguenze e con esiti, diciamo, dubbi anche sul piano della legalità, e che sta rovinando la vita agli abitanti del quartiere con le polveri e rumori che produce. C'è qui un rappresentante del comitato di quartiere San Damiano che magari avrà voglia di dire due parole nel corso del dibattito. Allora, noi invece per quest'area chiediamo che venga predisposto un progetto complessivo di riqualificazione paesaggistica che preveda la salvaguardia delle consistenti aree agricole qui ancora presenti, il monitoraggio delle attività insediate nella zona, smantellando quelle provvisorie e illegali, tipo l'impianto di trattamento di rifiuti speciali già esistente, e riorganizzando quelle compatibili. La creazione di fasce di rispetto boscate sia verso il confine comunale che verso Viale delle Industrie, e l'utilizzo di quest'area come campo sperimentale per la riqualificazione del territorio mediante l'adozione di tecniche di fitorimedio per la depurazione del terreno. Infine chiediamo che si sblocchi lo stallo del piano di governo del territorio e che si riprenda l'iter partecipativo. A Sant'Albino l'abbiamo già cominciato. Mercoledì scorso infatti la consulta di quartiere ha discusso e condiviso il documento del nostro comitato, documento che è riportato all'interno del libro bianco. Vi ringrazio.